Voglio ricordare ai cittadini che sabato alle Bernarda, 17 8 al centro dicembre polivalente Luca Castellato 2011. ci sarà un convegno organizzato dall'amministrazione insieme all'Avis di Rocca Bernarda sulla ipertensione. Siamo in Piazza Altobarbero per i 100 anni di nonno Peppino Lonetto. E da poco ha finito il suo intervento il sindaco, hanno finito i loro interventi il sindaco pugliese, il maestro Giovanni Rosa e il pastore della comunità evangelica alla quale nonno Peppino appartiene. Adesso stiamo aspettando per un canto da parte della stessa comunità evangelica. No, sto stando con questo. Mamma mia, mo sono passato la prima volta, dai, stai scherzando. Approfitto di questo momento che sistemano il computer per la base musicale per consegnare questo regalo da parte dell'Opera Evangelica del Marchesato, una targhetta alla quale abbiamo messo una citazione, un augurio. Dice questa citazione: quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia e saranno prosperi e verdeggianti. Niente di più appropriato questo versetto per il nostro fratello Giuseppe. Quindi al signor Giuseppe Lonetti, in occasione della festa dei suoi 100 anni, esempio encomiabile di fedeltà, onestà e perseveranza da parte dell'Opera Evangelica del Marchesato. Pregammo senza chiederci se in quel buio fosse già la nostra realtà. Paura Mentre va il canto non avrai, qui in la Piazza Aldobarbaro, c'è promessa tanta gente intervenuta per festeggiare nonno Peppino Lonetto, mentre era già prevista ed è in corso anche il mercatino di Natale, di cui vedete alcuni prodotti. Tutto fa parte di un programma organizzato dall'Associazione di Volontariato Pro Oratorio insieme al Comune di Rocca Bernarda e che state visualizzando adesso, che parte proprio oggi col mercatino di Natale. Poi ci sarà Festa dell'Anziano il 17 dicembre, giovedì 29 tombolata e venerdì 30 primo torneo di Briscola. Mentre, sempre a Rocca Bernarda, sempre la stessa associazione, domenica 18 dicembre parteciperà alla manifestazione di solidarietà con Teleton, sempre qui in Piazza Barbaro. Questo è il tempo in cui sperare non è facile, e la gioia che c'è in noi nel vento vola via. Ed ora sono qui, il cuore è così fragile, cerco in me la forza che io non ho avuto mai. È paradossale come l'8 dicembre del 2011, ma l'anno avrà un'importanza in seguito, nonno Peppino Lonetto deve essere protetto con un ombrello, non per la pioggia ma per il sole. Ci saranno 25 gradi e sono solo le 12 meno 10 del mattino qui a Rocca Bernarda in questo momento. Grazie.
costa arriverà prima o poi, che il suo amore ci conquisterà. Ma se il dolore dentro te e non ti accorgi che Dio c'è, miracoli vedrai. Se credi, no, crede, no, si può fermare, tanti miracoli sono tra noi. Ora c'è la nipote Rosetta che vuole dire qualcosa al nonno, no? Quindi prego. Continua qui la festa per nonno Peppino Lonetto a Rocca Bernarda. Abbiamo scritto per il nonno e da parte di tutti i nipoti. Allora, caro nonno, oggi siamo qui riuniti per festeggiare un traguardo non per tutti irraggiungibile, la vetta dei 100 anni. Un secolo di vita, d'amore e di ricordi, ma anche di sacrifici, che rendono chi li compie una persona speciale agli occhi di tutti e in modo particolare dei propri cari. Ecco nonno, siamo qui per dirti ad alta voce grazie nonno. Non solo per quello che sei stato, sei e certamente continuerai ad essere per noi, ma anche per come hai speso la tua vita per la famiglia, ritrovandoti in diverse occasioni a dover ricoprire non solo il ruolo del nonno, ma anche del padre per noi nipoti. Ricordiamo come spesso, nonostante il tuo essere taciturno, riuscivi a far sentire forte la tua presenza, il tuo affetto, anche con un semplice e fugace sguardo o con una dolce carezza, riportando gioia dai nostri cuori nei momenti più duri. I tuoi racconti spesso catturano la nostra attenzione e, affascinati, rimaniamo accanto a te ad ascoltare le tue eroiche imprese da combattente durante la guerra in Africa e in Grecia. Come si può dimenticare il tuo essere fiero nel raccontare il tuo domani per gli altri, insieme al tuo amico e compagno d'armi Leonardo? Nonno Giuseppe, tu che sei stato e sei un grande uomo, ma anche un valoroso soldato, che non hai mai smesso di mantenere il cuore umile e servizievole per la famiglia, per la patria e per gli amici, sei oggi per tutti noi un esempio da seguire. Ancora oggi dolcemente riportiamo alla nostra mente che con questa tua stessa dolcezza, semplicità e altruismo, circa tanti anni hai scelto di seguire il tuo cuore, di aprire il tuo cuore al Signore come tuo personale re e salvatore. Ed è con questo gesto che fino ad oggi sei andato avanti di valore in valore, trasmettendo a noi tutto il vero senso della vita nel timore di Dio. Una vita intensa e piena d'amore, a partire dalla nonna al tuo fianco per ben 73 anni, che tanto hai amato, ai nostri genitori nonché ai tuoi figli, che entrambi avete allevato con stenti e sacrifici, fino a noi. E se siamo quel che siamo, caro nonno, in parte grazie anche a te, oltre alla grazia che il Signore ha concesso alla nostra vita. Vorremmo dirti ancora tante altre cose, ma ci fermiamo qui, prima che le emozioni e le lacrime prendano il sopravvento e rischiando di non dirti, di non riuscire a dirti. Nonno, a te che porti il peso del centenario con eleganza, ascolta un dolce innalzarsi di voce, in coro, in voce, per augurarti tanti auguri. Yeah.
sono arrivati anche gli auguri per nonno Peppino. Mentre qualcuno, penso un nipote, apre poi ci vediamo tutti al centro polivalente. Se la banda vuole fare uno stacco musicale, presa diretta qui da Piazza Aldo Barbaro per by Ross YouTube. Vieni, prendi a 13 dammelo. Fare superare i 14 perché sennò lo perdo. Allargatevi. Ovviamente la famiglia mi dice che siete tutti invitati al centro polivalente, quindi tutti i cittadini di Rocca. Anche la comunque la linea. Sei pronto, eh? E c'è stato anche lo sparo dei coriandoli, mentre qualcuno qui, dei fotografi insomma di Rocca Bernarda, è urtato dalla mia presenza. Poi scopriremo un giorno perché. Vediamo se spara anche questo. È un pronipote, ce la fa. E allora chiudiamo il video, sono 15 minuti, il massimo consentito da YouTube, facendo di nuovo tantissimi auguri a nonno Peppino. Andiamo avanti, facciamoli imparare 100 palloncini.